Bene, ricollegandomi a quanto detto nel video precedente, vi leggo anche il paragrafo dedicato alle vulve, vulve magiche, perché è proprio un simbolismo, la vulva la potete appunto rappresentare in forma stilizzata, in forma di mandorla o anche di pesce. Ricordatevi che il pesce non è un simbolo cristiano, è semplicemente un simbolo che i cristiani scopiazzano dal culto alla Targatis. Appunto vi leggo un po' il simbolismo, che comunque quel tipo di forma lì voi la trovate appunto anche andando un po' a studiare questo discorso delle tradizioni e del come appunto si preparavano i dolcetti, i dolci in generale. Il piccolo bassorilievo trovato dalla Lan nel santuario paleolitico di Lasser, l'abbiamo visto nei video precedenti, è stato interpretato alternativamente o come coito o come parto. Tutte le donne cui l'ho mostrato sono state concordi nel vedervi la vulva personificata. Basta focalizzare lo sguardo sulla totalità della sua forma. All'interno della mandorla, della losanga vulviforme, si vede la dea, straordinariamente simile alla signora con il corno dello stesso santuario. Punto. Ripetiamolo che il simbolo della mandorla è femminile, eh? È il simbolo della Yoni, cioè della vagina, delle grandi labbra, ecco, sapete appunto com'è fatta l'organo genitale femminile, appunto non a caso le veneri, ve ne faccio vedere qualcuna, le richiamano appunto questa forma. Vedete, questa ad esempio è una pietra, un blocco di roccia estratto dalla grotta di Leferres, come vedete è bucata qua, rappresenta appunto la vagina. Cioè sono cose chiarissime, voglio dire, è inutile che i cristiani ci vengano a dire che sono loro la prima religione dell'umanità, non è vero, perché la prima religione dell'umanità era questa cosa qui, sono cose chiarissime. Questa ad esempio è la Venere di Lasser. Cioè i cristiani, anche questo ad esempio, questa è una macina dove appunto, come vedete, ha forma di ventre femminile, vedete che qui è bucata, cioè è chiarissimo che cosa simboleggino queste pietre. Cioè è chiarissimo, vedete anche qui, hanno proprio la forma della vagina con la clitoride. Cioè, sono cose chiarissime, poi addirittura qua è il numero di 3, cioè per dirvi. Ancora ritorniamo al concetto che la Trinità è femminile. Lo vedete qui? Tre forme proprio di tre vagine, vedete qua? Simbolo della clitoride. Cioè, sono cose chiarissime, appunto, solo uno che si ostini a negare quanto è ovvio, che comunque non riesca a capire, non riesca a vedere, nega quanto poi è ovvio. È più chiaro di così? Allora, all'interno della mandorla della losanga vulviforme si vede la dea, straordinariamente simile alla signora con il corno dello stesso santuario. A me sembra rappresentare la partenogenesi della dea che, accoppiandosi con la sua stessa controparte maschile, partorisce se stessa. È un embrione dell'idea religiosa di vergine e madre. In alcuni racconti mitici le donne e le dee danno luogo a una sorta di nascita virginale, non nel senso dell'illibatezza, ma in quello dell'autoconcepimento, della partenogenesi. Ovviamente il cristianesimo ha semplicemente preso questo concetto e l'ha completamente stravolto, quindi la vergine che partorisce il loro cosiddetto Dio, in realtà viene fecondata dal loro Dio Padre, per dirvi, non è che si autofeconda da sola, quello che non capiscono tante Wiccan. È il mito della Vergine Maria che partorisce, non è un simbolo bello di potenzialità femminile, al contrario, è un simbolo di sfruttamento procreativo, perché lei viene fecondata da un Dio che è Padre, tipo Zeus, per dirvi, quindi è ben diverso dal concetto di partenogenesi, dove è la dea che si autofeconda da sola, quindi non c'è un dio padre di mezzo. Anche le statuette coeve, che capovolte sembrano falli, alludono a un principio maschile e a un principio femminile, onnipresenti, compresenti nella dea, prototipo dell'idea junghiana di animus e anima. La Venere di Savignano ne è l'esempio più evidente. Se guardiamo la statuetta complessivamente nella sua architettura esterna, rivediamo la losanga vulvare, come per l'incisione di Lostel. Stranamente entrambe misurano 20 cm, mentre in genere le veneri paleolitiche sono ninnoli tascabili, la cui altezza raggiunge in media gli 8 cm. Sono per la maggior parte inscrivibili in una losanga, come se chi li ha scolpite avesse in mente una forma architettonica vulvare, in seguito ereditata dagli artisti che dipinsero la Madonna dentro una mandorla luminosa. Appunto, lo scopiazzamento cristiano, eh? Quando vedete i santini con la Madonna dipinta dentro la mandorla,
adesso non si usano molto, però si usavano parecchi anni fa, sono tutti scoppiazzamenti del paganesimo, sono tutti scoppiazzamenti addirittura della spiritualità paleolitica. Ripeto, il simbolo del pesce e il simbolo della mandorla sono simboli della vagina femminile, cioè della Vea. Non se li sono inventati i cristiani, è inutile che loro dicono che il pesce è simbolo di Gesù Cristo. È un simbolo che hanno scoppiazzato dalla Via Targatis, che precede il culto a Gesù Cristo, che ne dicano i cristiani. Essendo l'immaginario femminile non oppositivo, o coito fatto, ma associativo, le donne vedono in queste rappresentazioni tutte le possibilità trasformative che il sesso femminile rappresenta. Guardando nel bassorilievo di Lassel, vedono anatomicamente clitoride, collo dell'utero, piccole e grandi labbra. Accoppiamento e parto. Simbolicamente vedono la dea sdoppiata in maschio e femmina, poi madre e figlia, madre e figlio. Vi vedono il primo simbolo del labirinto come porta verso l'altro mondo, il percorso spirituale dell'iniziazione ai misteri del femminile, dell'amore, della vita e della morte. Il panneggio a forma di vulva labirinto delle tre figure velate ritrovate a Petra suggerisce a distanza di molti millenni un percorso iniziatico al mistero del sesso femminile. Le avevo appunto fatte vedere. Vedete che sono tre figure femminili che appunto rimandano alla vulva, alla vagina, con tanto di clitoride in mezzo. Chiarissimo. Il mosaico del labirinto sul pavimento della cattedrale di Schatz è costituito da un numero di pietre corrispondenti ai giorni di una completa gestazione umana e rappresenterebbero, secondo il prelato responsabile della cattedrale, la gravidanza della Madonna, cioè lo scoppiazzamento, perché hanno scoppiazzato anche il simbolo del labirinto, che è femminile, l'hanno messo nelle loro cattedrali. Tutti scoppiazzamenti, ripeto, non l'hanno inventato loro, hanno semplicemente scoppiazzato e hanno tolto il significato del discorso della divinità al femminile. Accumulando significati, il simbolo si fa pregnante, il nucleo pulsante di vita non comunica solo contenuti ma energia, l'eros ancestrale da cui tutti proveniamo. Vabbè, niente, allora anche questa è una riflessione interessante che ho voluto leggervi.